essere proprio una passione, devi fare sacrifici. Infatti sono andato via a 13 anni da Palermo, dalla mia città, e non è stata una cosa facile. Sì, sono molto legato perché ho fatto, è stata la mia infanzia, ho fatto le scuole, e ho lasciato tanti amici, quindi comunque i miei genitori, che comunque a quell'età non era facile. Però sai, quando vuoi percorrere questa strada devi fare questo e altro. Fu un fatto strano perché andai a vedere la partita Lanciano-Napoli, il primo anno di Serie C, dove giocava mio cognato Nicola Mora, e andai lì a vedere la partita e mi vide il direttore Marino e scambiamo due chiacchiere e niente, lui aveva questa volontà di portarmi a Napoli. Io poi ero fidanzato con mia moglie napoletana, quindi diciamo che la volontà era di tutti e due. Con mia moglie adesso sto da 7 anni, figurati, io a Napoli ci sto, questo è quasi il quarto anno, quindi i primi 3 anni, sai, facevo avanti e indietro Torino, Napoli, comunque, quindi la conoscevo abbastanza. Poi non è talmente diversa da Palermo. Mi piace tutto perché comunque io sono un ragazzo del sud e, ti ripeto, è molto simile a Palermo, il clima è perfetto, e comunque la gente è calorosa, e cioè, la città è stupenda, e niente, non ci sono tanti pregi che c'ha questa città. Sì, sono napoletano, l'ho fatti nascere qua perché avevo piacere che nascessero qua, e niente, quindi sono contento. Ci so fare, anzi, anche se ho, diciamo, 20-26 anni, comunque ci so fare, do molto spazio ai miei figli, sto molto tempo con loro, aiuto molto mia moglie a crescerli, anche se magari 2-3 giorni alla settimana magari non li vedo, però cerco quando sto accanto, cerco di dare tutto l'affetto possibile. Sai, mo il primo adesso è cresciuto, ha 3 anni e mezzo, quindi è più grande, capisce più cose, e quindi sai, quando magari mi stacco, vado in ritiro, magari lui la prende peggio perché comunque è cresciuto, sai, dove sta papà, dove sta. Invece la piccolina cerco di stare il più vicino possibile, anche se la piccolina ancora non capisce. Mi piace molto giocare a carte, a carte a 3-7, e mi piace molto seguire la pallanuoto. Io sono goloso e sono una buona forchetta, diciamo. Si vede anche fisicamente che io tendo molto a ingrassare. Salato, sì. Se devo essere sincero, i dolci non sono proprio golosissimi, anche avendo un papà pasticcere, sembra strano, ma non. Forse un difetto che ho caratterialmente è che magari sono testardo, molto testardo. Molto testardo, magari quando mi viene in mente una cosa, ho voglia di una cosa, la voglio ottenere a tutti i costi. Vabbè, tipo un esempio strano, quando tipo la sera torno a casa e ho voglia di uscire, che ho voglia di andare a mangiare fuori, ho voglia di staccare un attimo, perché durante la settimana non mi capita spesso di andare a mangiare. Poi magari metti caso in mia moglie e ho detto no, guarda, ci restiamo a casa un po', stai, io cerco in tutti i modi di uscire per forza. Il mio difetto è non provare mai a calciare col destro, che diciamo che
sono tutto sinistro e uso poco il destro. Il pregio è che, sai, come ruolo io sono una punta centrale. La punta centrale però non mi piace stare fermo lì davanti, mi piace muovermi a destra, a sinistra, non so, cercare di dare una mano magari dietro al centrocampo e niente, poi sfruttare al meglio i cross, perché diciamo che la mia dote migliore è il colpo di testa. Io penso che il ricordo più bello sicuramente sia la vittoria del campionato di B, il passaggio dalla B alla A. Ho fatto 14 gol, che non sono tantissimi, però comunque sono stati abbastanza pesanti. Ma il gol più bello e penso il più importante è stato quello con Lecce, dove mi ricorda una cornice di pubblico importantissima. È stata una giornata eccezionale, 1-0 col mio, sai, una partita importante. Dopo magari è stato importante perché 2 settimane prima, se non mi sbaglio, ho sbagliato il rigore col Modena. Quindi sai, il gol di Verona successivamente, il gol con Lecce, comunque tra virgolette mi hanno fatto dimenticare questo brutto momento, che era un periodo molto caldo per la nostra classifica. No, io quel rigore non lo calcerei, perché ritornando al discorso di prima, per il mio carattere sono molto testardo. E niente, io sono voluto andare a battere quel rigore, perché per me era molto importante cercare di sbloccarmi. Invece io penso che in questi momenti, quando hai un periodo buio e magari ti va tutto male, mi ricordo la traversa con la Lazio, il palo col Torino, quando c'hai un momento di appannamento, un momento che magari ti va tutto male, è meglio tirarsi fuori da queste cose, anche perché comunque era un rigore importante. Dall'inizio dell'anno, quando è mancato Zalaieta, comunque è stato sempre Pampa a prendere il suo posto, e quindi sai, con Livorno mancando Zalaieta non pensavo all'inizio di giocare io. Poi niente, per gli ultimi giorni, cioè venerdì, sabato, vedevo il mister che mi metteva sempre in campo negli allenamenti, quindi l'adrenalina saliva di più, perché comunque non facevo una partita titolare dalla prima di campionato. C'è stata una promessa che io feci alla Madonna di Pompei a fine campionato con Iezzo e Grava, che se vinciamo il campionato andavo con la bicicletta con loro. Io non sono potuto più andare perché avevo problemi, loro due sono andati e niente, poi sembra strano, mi sentivo dentro che questa cosa, non avendola fatta, mi potesse girare tutto contro. E poi c'è stato verso dicembre-gennaio, andai da solo e mi sono fatto questa pedalata a Pompei. Napoli è come una mia seconda casa, perché io trascorrendo poco a Palermo la mia infanzia, poi sono venuto subito a Napoli, quindi è come se fosse la mia seconda casa. Quindi i tifosi non ho mai avuto problemi, in mezzo alla strada ci si incontra, ci si scambia due chiacchiere, si fa l'autografo, si fa la foto, quindi questi sono momenti importanti e momenti che devi fare, perché comunque fra una decina d'anni, quando tutto questo sarà finito, comunque un po' ti mancherà, quindi è meglio prendere questi momenti belli in questo momento. Sì, io devo tanto a questa città, perché comunque mi ha fatto diventare una persona importante, e questa piazza mi ha fatto crescere, perché la piazza di Napoli non è facile, trascorrere giornate a Napoli, cioè c'è tanta pressione. Invece devo ringraziare Napoli, perché mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare un giocatore importante. Non ho dimostrato magari in Serie A come avrei voluto,
a Napoli, però spero che nei prossimi anni Calaiò in Serie A, spero a Napoli sfonderà come ha fatto l'anno scorso.